Ha riscosso successo la tradizionale corsa dell'orco da Andorra a Stellanello, a cui è stata anche abbinata la camminata non competitiva dell'orco da Molino Nuovo fino a Stellanello. Una giornata all'insegna dello sport e del divertimento che ha visto il coinvolgimento di comuni, proloquo e associazioni con la partecipazione di numerose famiglie. Siamo qui sul molo Eyerdal in questa bellissima giornata di sole per dare il via alla seconda corsa dell'orco che si svolge da Andorra a Stellanello. Con due partenze, questa è iniziale diciamo per gli atleti che hanno il fisico per poter correre tutti gli 11 km che separano i due comuni e una seconda partenza invece in località San Pietro per le famiglie che possono anche recarsi a Stellanello senza dover necessariamente correre ma camminare. È una bellissima manifestazione organizzata in collaborazione col comune di Stellanello e con le Proloco di Andorra e Stellanello che mette in risalto per quanto riguarda il comune di Andorra una ulteriore manifestazione sportiva nell'anno europeo, città europea dello sport. 3, 2, 1, via! Giornata di pieno sport oggi in Valmerula. Finalmente riusciamo per la seconda volta consecutiva a fare questo trait d'union tra la costa e l'entroterra. Questo, come sapete, è un mio grande pallino. Il turismo non deve finire a 500 metri dalla Battigia, ma deve continuare necessariamente nell'entroterra. Questa corsa serve proprio per collegare il mare col nostro entroterra. E cerchiamo di impiantare questa tradizione per portarla avanti e far conoscere le nostre eccellenze della costa e dell'entroterra. È la seconda volta, ho già corso l'anno scorso, la prima edizione, è una gara molto bella, impegnativa, sono 11 km da fare in salita con un dislivello di circa 120 metri. È molto emozionante, bella gente, bella organizzazione, fatta proprio bene, bello l'ambiente, bello in mezzo alla natura, lungo il Merula tra l'altro, è bellissima la gara, veramente. Io appartengo al gruppo Runner Runner di Bidassellone, e corriamo tutti insieme, siamo un bel gruppo, circa 60 atleti, e ci dilettiamo un po' in tutte le competizioni regionali e anche internazionali, corriamo anche le maratone. Quest'anno andiamo a fare a dicembre la maratona di Valencia e andiamo a stabilire un po' il personale visto che è la maratona più piatta in assoluto. Ecco. Abbiamo cominciato bene, sembrerebbe bene, abbiamo fatto molti di più iscritti alla camminata rispetto alla corsa, però è un buon passo, essendo già la seconda edizione. 11 chilometri da Andorra a Stellanello la corsa e 7 chilometri da Molino a Stellanello la camminata. C'è una storia legata al paese di Stellanello che si raccontava che nell'antichità ci fosse stato un orco che viveva qua in queste zone. Allora abbiamo deciso di fare la festa dell'orco, che è la festa dello sport, non è solo la festa dell'orco. Anche quest'anno c'è stata una bella affluenza, siamo contenti di passare qualche oretta tutti insieme. E innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti che si sono prodigati per questa corsa, innanzitutto la Proloco di Andorra, il sindaco di Stellanello e tutti quanti si sono prodigati per questa corsa, grazie. La camminata
è andato benissimo, più la corsa, le gente sono contente e felice, il tempo è stato veramente bello, pensavo di piovere e non ha piovuto, e meglio così, penso che le gente sono divertiti, questa è la seconda edizione e spero di fare ancora molto molto di più e ringrazio molto i ragazzi che hanno partecipato, gli staff Enrico e Silvano Loreri, molto devo ringraziare Patrizia Miranda che veramente è stata numero uno, ha dato una grossa mano, veramente è stata eccezionale, oggi purtroppo non c'è un altro impegno, lo saluto veramente. La manifestazione Magia in Valmerola è nata 4 anni fa a seguito dell'iniziativa dei comuni di Andorra, Stranella e Testico per far sì che possa espandersi il turismo in vallata. E la storia dell'orco in quell'occasione è venuta alla mente delle persone anziane del paese che negli anni 60, durante dei lavori vicino alla chiesa di San Gregorio, che è il patrono del comune di Stalanello, è venuto fuori che scavando è stato trovato delle catacombe dove erano con dei resti di ossa umane che una volta si seppellivano i morti vicino alle chiese, e in una di queste catacombe è venuto alla luce un teschio non normale, cioè grosso, un teschio grosso di una persona encefaliforme. Quindi i vecchi del paese hanno detto hanno trovato un teschio di un uomo che sembrava un orco, e la cosa negli anni si è tramandata con questo spunto è stato ripristinato il vecchio sentiero che dal centro storico andava alla chiesa, che tocca dei punti storici, e di conseguenza questa storia dell'orco ha preso campo, e è una storia tra leggenda e realtà, perché di fatto il teschio nelle catacombe di San Gregorio, della chiesa di San Gregorio, c'è a tutti gli effetti. Si è chiusa questa edizione, con soddisfazione veramente è andato benissimo, e ringrazio tutti, anche Silvano Laureli che oggi non c'è qua tra di noi, il staff del Polisportivo Stalanello, ringrazio anche il mio figlio che oggi ci ha dato una grossa mano, Mattia, grazie al vicepresidente del Polisportivo e tutti gli altri ragazzi, e veramente dico di nuovo ringrazio Patrizia Miranda, che lei che veramente ha fatto di tutto per questa cosa qua, ringraziamo il Proloco di Andorra che ci ha dato una grossa mano, e il Proloco di Stalanello, i sindaci e tutto, siamo soddisfatti e prossimo anno speriamo di fare qualcosa ancora più grande. E grazie a tutti, una bella giornata.